Quanto coraggio ci vuole oggi per fare il giornalista d'inchiesta e quanti sono i giornalisti d'inchiesta rimasti in Italia? Ma i giornalisti sono bravissimi in Italia, questo bisogna dire. Il problema sono i padroni dell'informazione, perché i giornalisti, se tu li metti sul campo, fanno il loro mestiere, lo sanno fare bene. Conosco tanti colleghi che arrivano in redazione con notizie importanti, notizie bomba, spesse volte per questioni che non si capisce bene o che magari non vogliamo capire bene i direttori o gli editori non pubblicano, per cui non è un problema dei giornalisti, come ripeto è un problema degli editori, di chi è padrone dell'informazione. Quindi secondo te il coraggio c'è, anche il coraggio di stare sotto scorta come succede a Roberto Saviano, come per certi periodi è successo anche a te? Guarda, in Campania c'è il più alto numero di consigli comunali sciolti per infiltrazione della camorra, ci sono politici collusi, politici nazionali collusi con la camorra, ci sono situazioni sociali veramente devastanti. Vorrei sapere quali scrittori fino adesso hanno fatto i nomi di questi politici. Però bisogna andare avanti e bisogna fare come te, seguire il tuo esempio. No, io non sono da esempio a nessuno, io faccio la mia professione. C'è un documento, ci sono degli atti, raccontiamoli, descriviamoli senza metterci nulla di proprio, raccontiamo quello che è documentalmente provato, per cui se finiscono dentro nomi di importanti politici che ricoprono anche cariche istituzionali, va messo, va raccontato, la gente va informata. E i tentativi di delegittimazione come quello che è accaduto a Marco Travaglio? Quelli sono un altro pericolo dietro l'angolo, no? Io penso che quando certe storie finiscono sui libri, i libri possono essere boicottati proprio perché dici i nomi e i cognomi. Ed è facile boicottarli, non li fai andare per dire in TV e non ci fai né film né spettacoli teatrali. Tanto se invece storie come quelle che raccontiamo nei Complici insieme a Peter Gomez finiscono in televisione, ecco che Marco Travaglio viene attaccato. Cioè, la televisione amplifica moltissimo, la televisione serve moltissimo a portare le notizie nelle case della gente che non è abituata a leggere. E chi comanda in Italia questo lo sa, quanto è potente la televisione, quanto è potente una notizia data in prima serata. E forse per questo molte volte non vengono date.